stiamo nel salone del restauro, quindi per forza il tema importante doveva essere la conservazione, così come la conservazione. Io volevo iniziare da quando io ho incontrato Crocetti, ed era il 1974. Tra l'altro io ho notato che il numero 4, se fossi uno studioso di Kabbalah ebraica, il numero 4 negli anni i Crocetti conta qualcosa. Qui quanto a me, perché io l'ho incontrato, ma poi nel 94 gli viene dedicato, una raccolta di scritti, nel 2004 una scritti e testimonianze per Luigi Crocetti fatta dalla bibliografica, nel 2014 il professor Carrovazzo Laura Desideri e Alberto Petrucciani. 65, esattamente, perché lui compiva gli anni, però io ho qualcosa anche, dopo ne parlerò. No, lui era già morto. Sì, però per dire 85 anni dalla sua nascita, si tiene anche questo. Allora, io ho entrato nel 74, tenete conto che a settembre del 74 io sono entrato all'Istituto di Patologia dell'Italia e appena entrato, sono passato, c'era un direttore autoritario di destra, Bianca Maria Galanti, e noi in due veramente, perché eravamo 10 persone entrate, tutti scientifici, in due, una chimica che si chiama Maria Cristina Berardi ed io andavamo subito alla CGL e non potevamo iscriverci perché era pericoloso, ci dissero quelli della CGL, perché così com'è la situazione, meglio che non iscriverci, però andavamo subito alla CGL, ci mettevamo in contatto con il gruppo che si occupava di biblioteche, e in questo gruppo c'era Piero Scalizzi, si chiamava, un bibliotecario della biblioteca alessandrina di Roma. Parliamo un pochino, quello facevamo tutti contenti, loro che finalmente qualcuno dell'Istituto di Patologia del Libro, perché era un istituto che nessuno conosceva praticamente, anche in CGL, sì, lo sapevano che esisteva, però non c'era mai nessuno che era andato, che si era iscritto alla CGL, che voleva mettersi in contatto. Naturalmente eravamo tutti della sinistra extraparlamentare, stavamo a dire, però insomma la CGL era un punto di riferimento. Scadizzi mi diceva: ma perché non vi mettete in contatto con quelli di Firenze? Firenze chi? Diceva: quelli del centro di restauro, perché dice gente brava, c'è cioè uno che si chiama Libero Rossi, ti do il telefono, ora lo chiami, e allora io chiamo Libero Rossi, e diceva: ci vediamo, e ci siamo visti una volta. Nel frattempo Cristina Berardi ed io prepariamo, pensate, la entrata di 2 mesi, un progetto di riforma dell'Istituto di Patologia del Libro, subito, di ristrutturazione dell'Istituto di Patologia del Libro. Ne parliamo con Libero Rossi, allora non c'era fax, non c'era niente, tenete conto, tutte queste cose avvenivano per lettera, qualche volta per telefono. Lui ci dice: ah, beh, avete fatto bene a preparare questa, sapete che fare? Verso novembre, fine di novembre, cerco di parlare con Casa Massima e con Crocetti e vi vedete e parlate di questa cosa. Bene, bene. Allora, quando è i primi giorni di dicembre, noi usciti alle 2, perché allora si usciva alle 2 dall'istituto, prendiamo il treno per Firenze, ci metteva molto più tempo, quindi arriviamo verso le 5:30, 6 a Firenze, Cristina ed io, e incontriamo, non mi ricordo dove, Casa Massima, Crocetti e Franco Balboni. C'era pure Franco Balboni, che non viene tanto ricordato, ma era importante, Franco Balboni anche. Allora, incontriamo, naturalmente noi, Rossi e il consiglio dei delegati del centro ci avevano nei confronti di Casa Massima un rispetto come fosse, poi due dirò altre cose, e quindi professore, dottore, noi arriviamo a noi e diciamo subito: ciao Casa Massima, ciao Crocetti, ciao Barboni, tutti quanti, perché quella era, sapevamo che erano tutti in sinistra, quindi non c'era problema, ci sappiamo da tutto. E questi del centro di Firenze erano poi impressionati. E Crocetti vedono questa nostra cosa e dicono: bene, andate avanti così tranquillamente e poi dopo vediamo cosa succede. Tenete conto che di questo nostro progetto, che poi all'interno dell'istituto ebbe un po' di problemi ovviamente a passare, con le assemblee, con quello che facevamo, però per larga parte le nostre proposte furono riprese nella legge Spadolini che organizzava gli istituti centrali, con il consiglio d'istituto, il comitato di gestione, eccetera. Noi non c'eravamo mica accorti, ma loro qualcuno gli aveva passato a chi faceva queste cose e quindi andò avanti. Ma comunque
questa è una digressione un po' personale. Io devo parlare di docenti conservatori di libri, e allora la prima cosa che ho cercato di capire era quella di valutare quanto questa attività legata alla conservazione avesse inciso nella sua vita professionale, cioè quanto pesava, perché lui si è occupato di tante cose, si è occupato essenzialmente di catalogazione, della pubblica lettura, che erano le cose più importanti per lui. Così che ho fatto, ho preso in considerazione le pubblicazioni per Crocetti e di Crocetti anche, e ho cercato di fare un lavoro statistico in qualche modo. In questo primo libro la parte di conservazione occupa circa il 25%, quindi ho detto un quarto dell'attività di Crocetti può essere. Poi sono da prendere quello che hanno fatto Laura Desideri e Alberto Petrucciani, perché Crocetti non c'era più, quindi non poteva intervenire, e più o meno la percentuale è questa, un po' di meno, ma non tanto, insomma, al 20%, calcolando anche conservare il Novecento. No, sono anche interventi. Perché appunto nel 94 non c'era conservare il Novecento. Esattamente. Cioè poi prende quota tutto quel settore lì, che quindi dimensiona anche. Beh, poi ci stanno gli altri, invece negli studi e testimonianze offerti a Luigi Crocetti della bibliografica e in piccoli scritti di biblioteconomia per Luigi Crocetti, salvo un intervento nel primo di Maurizio Copedetti, 2-3 pagine, ma così poca roba, niente, della conservazione non si parla proprio. Però evidentemente questa è una scelta di quelli che hanno curato questa roba, perché non è più una scelta di Crocetti, perché in questo libro, il nuovo in biblioteca, l'ho chiesto a Tommaso Giordano, che ha curato la presentazione di questo volume, ma ne ha scelti Crocetti, sì, ha scelto io insieme a Rossella Dini, a Alberto Petrucciani, però insomma è stata la scelta fondamentale, quindi è qui che io trovo veramente quello che lui è. Quindi, ritornando sulle biblioteche di Luigi Crocetti, curato da Laura e Alberto Petrucciani, devo dire che lì si mostra grande equilibrio, ed è un altro aspetto importante per me, è la buona memoria dell'ICD e in particolare di Claudio Leombroni, che in questa occasione si concentra sul Luigi Crocetti conservatore, insomma, ed è importante. Ma poi mi sono chiesto, ma come posso trattare il tema di Luigi Crocetti conservatore di libri in biblioteca? Io dovevo innanzitutto devo ricordare come egli divenne da catalogatore, perché faceva questo in Biblioteca Nazionale Centrale a Firenze prima del 66, da catalogatore però docto, accorto et diligente, come dice, come definisce Federico Veterani, il bibliotecario agapito del Duca Federico di Montefeltro, che era il bibliotecario docto, accorto et diligente, e così era effettivamente, come leggerò fra un attimo, Crocetti come bibliotecario addetto alla catalogazione e alle altre cose della biblioteca. E poi ho detto che devo, oltre a questo, l'unico modo per ricordarlo bene è quello di leggere qualche brano, breve brano, dei suoi scritti sulla conservazione e sul restauro, perché ce ne sono alcuni che anticipano di gran lunga i tempi e propongono nuove strade che sono veramente molto importanti. Io aggiungerò soltanto qualche piccola chiosa per storicizzare questi scritti di Crocetti. Prima però di questo volevo leggervi che cosa dice il Alberto Girardi. Siamo nel 1954, sempre 4, anno. E dice Alberto Girardi nelle note di qualifica del giovane Crocetti volontario in Nazionale a Firenze. Il Crocetti fu fin dall'inizio del suo volontariato ha espletato senza interruzione, prestando un orario di servizio simile a quello di un impiegato. La sua attività presso l'ufficio che prepara il bollettino delle pubblicazioni italiane si basa sulla schedatura con competenza delle opere che ivi sono descritte e si occupa altresì della loro soggettazione,
dimostrando specialmente in quest'ultima attività un'attitudine quanto mai singolare. Bellissima questa cosa. Allora, questi erano nel 54, poi dopo lui nel 60 mi pare che entra nelle biblioteche, prima a Pisa, poi a Firenze, e poi succede il cataclisma del 66, alluvione, e Casamassima diventa un faro in questa occasione. E lui ne parla 30 anni dopo, è Crocetti che parla adesso. Casamassima appariva ed era come un soldato. Ora, tenete conto che io Casamassima l'ho conosciuto bene, nel senso che siamo stati amici dopo, naturalmente dopo il 74, nel 90, cioè siamo stati amici, abbiamo lavorato anche insieme, e non l'ho mai visto come un soldato, devo dire, deve essere stato proprio un frangente particolare, perché è stato sempre dialettico, insomma, una persona non autoritaria. Forse molto autorevole, ma non autoritario. Come era con me? No, Tommaso, ecco, dico, poi dopo. Casamassima appariva ed era come un soldato. Ora ci appare, uso questa parola dopo molte esitazioni e credo per la prima volta nella mia vita, ma mi appare necessaria, come un eroe. Questo è il Crocetti che parla. Che non era per le perboli, Crocetti, quindi è una cosa veramente... voce dal sé fuggita, questa di definire Casamassima. Poi vi leggo un brano, un pezzettino di con lui Casamassima, si parla di subito dopo la riunione, siamo nei primi giorni del novembre 1966, con lui Casamassima, il suo equipaggio, il silenzioso vice comandante Luigi Crocetti, il direttore di macchina Ivaldo Baglioni, brusco e generoso, dalla voce tonante, il nostromo Alfiero Manetti, all'organizzazione dell'equipaggio. Queste sono cose che scrive Libero Rossi qualche anno fa, insomma, raccontando il clima della Biblioteca Nazionale Centrale a Firenze, subito dopo l'alluvione. Adesso vi ho letto le note di qualifica del suo, diciamo così, primo direttore. Ora vi leggo le note di qualifica che invece scrisse Anna Maria Giorgetti Vichi, che subentrò a Casamassima nella direzione della Biblioteca Nazionale Centrale, inviata lì per normalizzare quel covo di comunisti che era la Biblioteca Nazionale Centrale, in primis Casamassima, che era pure del SIUP, se non sbaglio, quindi era a sinistra del Partito Comunista, anche lui, un po', non del tutto, ma insomma un po' estremamente. Allora, scrive Anna Maria Giorgetti Vichi: mi è impossibile, al momento attuale, dare una valutazione obiettiva dei requisiti professionali del dottor Crocetti, mancando qualsiasi elemento positivo che possa essere fornito da una cosciente e serena collaborazione con la direzione di questa biblioteca nazionale, da parte del responsabile del centro di restauro. Tac. E, attenzione, c'era stata un'interpellanza dell'onorevole Vedovato qualche settimana prima, che definisce Crocetti, questa parlamentare, quindi, presunto direttore del presunto centro di restauro, mentre è un semplice bibliotecario di terza classe, erroneamente definito direttore dell'inesistente, quanto privo di personalità giuridica, centro di restauro. Quindi lì si chiama Vedovato, era della DC, certo, per capire bene la situazione. Bene, adesso, dopo avervi raccontato queste cose, passo invece a leggervi di qualche cosa di Luigi Crocetti. E qualche cosa che per me è molto importante, insomma, sono cose che io ho ritrovato, poi naturalmente rileggendo tutte le varie cose mi sono perso, mi sono messo a leggere anche cose sempre sue di altri contesti, no, quindi della conservazione, in cui ho visto veramente un filo rosso che lega tutto, e lui era una persona che era riuscita a mettere insieme le diverse cose, gli aspetti della conservazione, le varie tipologie della biblioteca, cioè delle cose estremamente importanti, estremamente interessanti, che vi confesso io avevo sottovalutato nel passato. Allora, in Italia, dice Crocetti, in Italia esistono due biblioteche, la Nazionale di Roma e la Nazionale di Firenze, che hanno tra i loro vari compiti istituzionali quello di essere, questo che leggo è del 1969,
attenzione, che sono passati 50 anni, quello di essere musei, tra virgolette, del libro italiano. E non soltanto del libro italiano antico, ma anche di quello moderno. Chi si rivolgesse a queste biblioteche per ricavarne documentazione su qualunque aspetto della storia tecnica del libro italiano, almeno cominciando dalla data di istituzione del diritto di stampa sul territorio nazionale, avrebbe ragione di farlo, ma difficilmente troverebbe una sovraccoperta intatta, ancora più difficilmente se è passato fra le mani di un legatore un frontespizio di questo secolo non rifilato e si può continuare a lungo. Ebbene, tenete conto che 20 anni dopo queste cose io mi trovavo a parlare con la responsabile della conservazione di una grande biblioteca che aveva un grande diritto di, che godeva di un grande diritto di stampa in Italia, la quale mi disse che grazie a dei fondi che aveva avuto dal ministero aveva fatto rilegare con una coperta di tela bella forte tutto il materiale che era arrivato per diritto di stampa, allora adesso si direbbe deposito legale, nella biblioteca, cioè non aveva capito niente. Questo è il problema, e questo 20 anni dopo queste cose. È una cosa che mi ha, io naturalmente in quel momento quando me lo disse mi si accappolò la pelle, perché queste cose già un pochino le conoscevo, ma questi discorsi sono poi quelli che lasciano il tempo che trovano, perché tanto è la sensibilità. Adesso vi leggo una cosa che mi è molto cara, anche questa. Qui siamo nel 1973, io non ero ancora, mi occupavo di tutte altre cose, non ero ancora entrato all'Istituto di Antropologia del Libro. Dice Crocetti: bisogna dire che è difficile studiare i principi informatori del restauro del libro senza il supporto di un'adeguata letteratura tecnica, quasi vorrei dire tecnologica. Tecnologica non significava informatica, sulla storia del libro stesso. Una teoria del restauro, cioè, non si può pensarla e basta, ma va confrontata con la storia, diciamo così, materiale del libro. E proprio da questo punto di vista gli studi italiani non sono certo soddisfacenti. Per esempio, il settore della storia del libro, che più compiutamente può assistere e aiutare una riflessione organica sul restauro, è certamente quello che riguarda la storia della legatura. Su questo abbiamo proprio in Italia opere insigni, basterà citare le opere di De Marinis, però anche le opere di De Marinis fece nel 1960 un grande catalogo della legatura artistica in Italia dei secoli XV e XVI, in 3 volumi un'opera magistrale della legatura però artistica, attenzione. Però anche le opere di De Marinis sono in pratica opere di storia dell'arte. Voglio dire che la loro è una storia delle coperte, della legatura intesa come coperta decorativa del libro. Non troverete mai in queste opere una descrizione, per esempio, del sistema con cui era costruito il capitello, oppure una specificazione della cucitura, se alternata o in pieno, e così via. Sono quindi opere molto importanti, che possono molto servire, ma quando si consideri la legatura soltanto sotto l'aspetto di decorazione, quasi da sovrapporre al libro. E questo è, allora tenete conto che nel 73 egli anticipa quella che sarà poi, che io cercherò di sviluppare negli anni 80, come archeologia del libro, cioè studio delle tecniche, dei materiali utilizzati nella manifattura del libro antico e moderno, non soltanto del libro antico. E questo, la prima volta che io uso il termine archeologia del libro è inoltre il testo, e lo metto in relazione proprio a conservazione e restauro, cioè in pratica quello che aveva detto Crocetti 7 anni prima e che io vi confesso ignoravo all'epoca, io lo riprendo dopo 7 anni, arrivo molto più tardi di lui, questo per dire quanto egli fosse lungimirante. L'altro principio che avete già sentito nelle parole che ho letto di Casamassima, lui legge dei pezzi di articoli che Casamassima scrisse nel 62 sul restauro delle legature, dei libri in generale. Devo dire che quell'articolo di Casamassima risente un po' del tempo, nel senso che è un po' invecchiato. Però qui siamo sempre nel 73 e sono passati 10 anni e Crocetti lo cita
e dice del libro considerato come documento, questo è importante, questo è fondamentale, il libro come documento, come ha già detto Rosario prima, ed è importante. Che cosa indica? Sostanzialmente indica una unicità del libro. Questo principio è chiarissimo nel campo dei manoscritti, per definizione ciascun manoscritto è un unico, è molto meno chiaro nel campo dei libri a stampa, ma sembra, attraverso la riflessione maturata in questi anni, che altrettanto bene si debba considerare un unicum ciascun libro, sia pure a stampa, sia pure emesso in più copie, quando questo libro ha avuto una sua storia particolare, dentro una certa biblioteca o anche dentro una certa casa. Un esemplare di un qualsiasi libro del Cinquecento, presente nella maglia becchiana, non è assolutamente sostituibile. Questo, attenzione, questo è importante, questo indipendentemente dal fatto che rechi postille o tracce evidenti dello studio di cui è stato oggetto. Proprio la sua presenza in quella raccolta ha un significato e quell'esemplare non è sostituibile, o meglio, è sostituibile in caso di necessità, ma in quel caso bisogna essere coscienti che non si tratta dello stesso equivalente oggetto che si presenta agli studiosi, una cosa diversa. E anche questo, anche questa è una cosa, secondo me, molto importante. No, io devo dire che ho anche altri appunti, ma insomma, se volete vi leggo, perché non vorrei andare oltre il tempo che mi è stato concesso, perché sono già ai limiti. Allora vi dico un'altra cosa, su questa cosa vi devo dire che io, nell'ambito del corso che tengo a Ca' Foscari, ho organizzato un seminario sulla tutela. Perché? Ho organizzato un seminario per discutere della tutela. Perché? Perché il problema di identificare i libri beni culturali e distinguerli dai libri che invece sono libri utensili, ma non sono beni culturali, quindi non devono essere conservati, è ancora molto difficile da fare questa distinzione. Cosa che Crocetti prende in considerazione quando tratta del valore dei libri per il restauro. Allora, ve l'ho letto, siamo sempre nel 73. Naturalmente nel campo del restauro librario esistono vari altri problemi. Mi limiterò ad accennarne uno che meriterebbe una analisi particolare. Il concetto di valore del libro. Una tendenza abbastanza diffusa è quella di cercare di rifiutare il restauro al libro cosiddetto di scarso valore. In altre parole, le spese del restauro non dovrebbero superare il valore del libro. Quello che oggi può essere dichiarato valore commerciale di un libro, tra 50 anni però potrà risultare completamente diverso. E il concetto è comunque insufficiente, perché ci sono libri che non valgono niente dal punto di vista commerciale, ma che ugualmente sono introvabili. Un esempio: penso che nessun antiquariato si dedichi attualmente ai libri scolastici dell'Ottocento, perché se li trovasse dovrebbe venderli a un prezzo irrisorio, magari, dice lui, a 100 lire l'una. Ma la biblioteca che possiede libri di questo genere deve conservarli. Probabilmente in futuro essi saranno reperibili solo nelle biblioteche. Bisogna quindi stare bene attenti a questo concetto di valore del libro, e anche da confessare che, applicandolo alla lettera, non sono poi molti i libri che potrebbero essere restaurati, perfino nel campo dei libri antichi, perché è facilissimo che il prezzo del restauro sia molto alto. Tutto questo va inoltre ricollegato alla riflessione sulla unicità dell'esemplare che io vi ho letto prima. Dunque, questo è il concetto fondamentale di Crocetti, quello di salvaguardare il libro come documento. E voi sapete che negli archivi, tutto quello che entra negli archivi, fatta eccezione per tolto il materiale che viene scartato naturalmente dalle commissioni, tutti i documenti sono beni culturali e quindi devono essere conservati. Lo stesso bisognerebbe fare nelle biblioteche, facendo un'ovvia selezione, perché i libri utensili, io definisco libri utensili, che sono i libri che si trovano in quelle che io definisco biblioteche pubbliche di informazione, che non sono le biblioteche pubbliche tout court, perché la biblioteca pubblica tout court è pure la biblioteca storica, come dice, come l'ha definita sia Crocetti che ripresa da Maurizio Messina oggi. La biblioteca storica anche è una biblioteca pubblica, la Marciana, la Laurenziana sono biblioteche pubbliche evidentemente, ma
non sono biblioteche pubbliche di informazione, sono biblioteche pubbliche di studio essenzialmente. Quindi c'è questa differenza che Crocetti mette in luce e prende in considerazione, perché anche nelle biblioteche pubbliche di informazione ci può essere del materiale da conservare, soprattutto in Italia, dove la gran parte delle biblioteche civiche hanno un fondo storico importante. Bene, grazie per la